Ciao, dalla amici. Fabbrica senza Amiche. Problemi. Verranno montati sulla macchina in tempo per la prossima sessione. Sfortunatamente devi intervenire. Riunione di gruppo. Ciao amici e amiche. Nei nostri ritmi di lavoro stiamo riuscendo a rispettare scadenze e obiettivi. Ciao Monster, amico mio. Stiamo riscontrando alti livelli. Abbastanza bene, dai, sono un po' così. Ciao Sound Alert, ciao Streamer Man. Tu come stai, Monster? Oggi corriamo un po' al Formula 1. Allora, a prova. Perfetto. Dai. È stato facile, ma ben fatto. Grazie. Ma proviamo, poverini, sono stanchi. Ehi, boss. Abbiamo tempo. Sono stanchi i miei meccanici. Hanno bisogno di un po' di... Stasera cosa ci porti? Stasera Gran Turismo 7. Volevo anche portare altre cose, eh? C'è un sacco di giochi, adesso non so se sai del PlayStation Plus. Ciao amici, come state ragazzi e ragazzi? Dimmi tutto. Stasera compriamo la Escudo, eh? Ciao Nick! Ciao Giulia, grandissimi amici! Che bello vedervi! Ciao Nick, grandissimo! Ciao Lord! Vai tranquillo Lord! Ok, proviamo l'audio, vedere se va tutto bene. Condividiamo la live. La condividiamo su Discord, Telegram. Abbiamo già parlato dei nuovi componenti arrivati dalla fabbrica. Beh, li abbiamo montati e sono pronti. Speriamo che facciano la differenza. Allora, quando fai GT, puoi fare la sfida a tempo con l'escudo su Sport? L'ho fatta. L'ho già fatta, amico mio. Sono ottavo tra gli amici. Comprala e potenziala, arriva a 1207. Ciao Nick, grandissimo! Ok, una volta che la compro sì, la compro stasera perché non volevo comprare, cioè lo potevo comprare già stamattina. Ciao Kevin! Non volevo comprarla stamattina senza nessuno, la compravo in live, sai che mi piace comprare le macchine in live. E cosa devo fare una volta che la potenzio? Niente, volevo darti consigli su migliorare il tuo tempo. Ah, ok, grazie. Assolutamente. Ma tu ci sei stasera? Monster? Su, così me li dai in tempo reale. Ciao amici e amiche, come state? 1.39, bravo, bravissimo. Anche su Discord, eh? Ok, perfetto. Marco Drums Games, condividiamo la live su Discord. Ok, perfetto. Devo comprare la Scudo e quell'altra che c'è, sai che ce n'è un'altra americana, quelle le Roadster. Roadsters. Allora, qui siamo. Dopo andiamo in sessione con i ragazzi, chi vuole venire può tranquillamente venire a giocare. Adesso cominciamo con wow, che botta di fortuna! Belgio con l'acqua. Brava Giulia, questo è il Discord che dovrebbe funzionare, eh? Ciao ragazzi, come state? Amici e amiche, per leggere i messaggi è alla Giulia che sta. Orca. Allora, questa era anche la prova che ho fatto su Gran Turismo con l'acqua, con la macchinetta là, eh? Là era impossibile. Vediamo qua. Spa-Francorchamps con l'acqua, ragazzi. Non poteva andare meglio. Ah! Ho dovuto dar giù.
Grandissimi, se non siete iscritti al mio canale iscrivetevi ragazzi, dai che arriviamo a 590 follower oggi, dai amici. Urca. Ciao amici e amiche, oggi un po' di Formula 1. Urca. Oh, Daniel Ricciardo ci ha dato dentro, eh. Iscrivetevi al canale ragazzi se vi piace la Formula 1, se volete vedere Formula 1 2022 lo scarico domani e lo posso portare in live il 28, eh. Il 28 andiamo col Formula 1 2022, raga. Basta queste cose qua. Ciao Loki, amico! Grande Loki. Allora, poteva andare meglio Loki, no? Vado a fare il weekend a Spa-Francorchamps con la mia macchina che è già una carretta. E cosa succede? Anche l'acqua, eh? Un po' ricorda la patente di Gran Turismo. Mamma mia quanto mi ha fatto sudare, ragazzi. Quanto mi ha fatto sudare quella patente, però che soddisfazione, eh? Poi alla fine esserci riuscito. Eh sì. Senza acqua magari direi. Già la macchina non è un granché. Ah, grande Lord. Ciao amici! Mi raccomando se vi piace il mio canale iscrivetevi, iscrivetevi! Manca solo un follower a 5,90. Dai amici, mamma mia! Con l'acqua non si riesce a fare a pieno, raga. Devo ancora sperimentare. E frena, e frena. Qui non è la Ferrari, è il mio team. Io cosa sono arrivato? Terzo, dai. È GTE. Esatto. È GTF. Gran Turismo Formula. E frena. Hai ragione, Giuli. Hai ragione Giudy, questo ti do ragione, frena un po' di più così non vai lungo. Ho sempre quella cosa di dover andare veloce, frenare all'ultimo. Oh, tra un po' si smette di piovere e allora a volte tiro lunghe le frenate, no? Ah, e frena. È vero, hai ragione, stavolta hai ragione. Vedi che è lunga? La tirata lunga, devo stare molto più attaccato al cordolo, più ecco, così. Io non vedo l'ora che nel Formula 1 2022 ci sia le impostazioni per il True Force del volante, perché così è proprio tipo volante molle. E essendo abituato a Gran Turismo, arrivare qui, avere un volante molle non è il top. Allora, i box mi hanno detto che dovrebbe smettere di piovere. Lì da voi com'è ragazzi? Qui non piove da me, c'è fuori un sole non forte perché ieri è piovuto, quindi si sta bene. Uella! È arrivato il rapinabanche! Ciao amico mio Lucas, come va? Come va? Io sto correndo con l'acqua, Lucas. Adesso sicuramente questo qua frena. Mi fa sempre tribulare i giochi di macchine, Lucas. Bella Charder! Bene, con quel giro siamo in P1 per il momento. P1. Allora, ragazzi, ai 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 caramba. Ah, ok, fa caldo. Cervicale a gogo. Eh beh, quella sì, ci sta, ragazzi. Quella ce l'ho anch'io, ma si convive con la cervicale, quindi che devi fa? Che si deve fa, Lucas, amico mio? Quando ce l'ho io mi tira scemo, eppure si va al lavoro e si fanno le live. E vabbè. Grande Lucas! Ah, ragazzi, io ho un sacco di giochi che ho fatto 4-5 video oggi, stamattina e oggi. C'è un gioco tra l'altro fighissimo, se avete fatto il PlayStation Plus Extra o Premium, che è un gioco di taglio prato, che è veramente uno spasso. Non lo porterò mai in live perché, oh, scusate, sono uscito di pista.
perché è noioso, ma è veramente figo, perché vai a rapinare, oh, vai a rapinare con la cervicale, grande, 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 mi raccomando, rapina tanto e tutto, Tra l'altro stavo vedendo una casa di K, quel telefilm famoso, no? Sapete, su Netflix, casa di C, che l'hanno fatto praticamente coreano, è praticamente identico con i coi personaggi coreani, incredibile. Anch'io vorrei Formula 22, però vabbè, se non riesci a comprarlo vieni qua da noi, ok Monster? Perché sai che noi lo portiamo, io l'amico Sharder. Allora, Kevin non lo so, non mi ha ancora risposto se lo prende o no. Se lo prendi anche tu, ci sei anche tu. Allora, io farò la campagna con l'amico Sharder. Ormai era il primo che l'ho promesso, quindi ci faremo tutta la campagna. Però se lo prendete anche voi, ragazzi, ci giochiamo tranquillamente. Anche Andrea dovrebbe comprarlo, Ciao player, sì. Allora, player, io mi ricordo che tu ti eri già iscritto, grandissimo. Allora, adesso faccio una parte di live che gioco per la mia carriera, player. Sì, sì, me lo ricordo, grandissimo. Non è che mi ricordo tante cose, devo dirti la verità. Però tu mi ricordo che ti eri iscritto l'altra volta quando ho giocato a Formula 1. Quando facciamo l'online, tra mezz'oretta, una quarantina di minuti, vieni dentro, ok? Intanto stai qui con noi, chiacchieriamo in live, se avete domande, volete chiedere qualcosa, tranquillamente chiacchieriamo un po' mentre mi faccio il pezzo di campagna che tra un po', tra l'altro, smette di piovere. Allora, Formula 1 2022 lo scarico domani. Ah, come sono andati? Tutto bene, amico mio? Dai, l'importante è che siano andati bene, ti sei impegnato, hai fatto il massimo. Poi, oh, che bello. Visto che lo prendi, mi puoi dire se gira meglio con... Ok, va bene. Ma tu parli di Formula 1? Monster? Oh mio Dio! Mi sono distratto un attimo. Colpa di Monster! Ton ton! Ton ton! Ton 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 ton! Monster! Boom! Boom! Pass! Tombo. E un'ala è andata, ragazzi, è un'ala è andata, 50.000 euro 50.000 euro di ala. Ci hanno preso un po' di tempo. Ok, la prima è andata della giornata, ragazzi, ma ce ne saranno molte molte altre di ale, andate fortissimo. Vediamo se ci fa vedere gli altri, Sharder, la prima di tante ali. Incredibile. Oh, l'amico Maurizio, eccolo qua. Non sono sus. Che cos'è sus? Non sono sus. Non sono sus. Non sei un sushi. Sushi. Ragazzi, voi abbreviate, ma dovete capire che siete tutti giovani. Ah, ok, ok. Perché quando mi fate ste cose a me, io non è che capisco più di tanto, tutti sti acronimi, abbreviazioni. Raga, la posso capire, raga, raga, ci sta. Vediamo Lewis Hamilton cosa fa. Ciao amici, volete capire che Marco è vecchierello, esatto esatto. Marco, non ho staccato un attimo, mamma mia, amico mio, il grande Maurizio sta facendo un sacco di lavoro, bella Loki. Allora dai, mi sono già rotto le scatole di vedere Hamilton, andiamo fuori, giro giro giro, ragazzi. Allora, si sta un po' spioggiando, se si può dire così, ma io dico quello che voglio perché tanto il canale è mio e faccio quello che voglio. Si sta spioggiando, se si può dire spioggiare, se la, quando la pioggia sta finendo, ma a me non sembra tanto che sta finendo la pioggia qua, il mio meccanico ha detto che la pioggia sta o oh no Giulio, cioè, il canale è mio, cioè, quello là ha inventato un ragazzino petaloso, aia. Grande grande, ciao amici. Amici, amiche, oh, momenti mi giro. Iscrivetevi se non l'avete già fatto. Dai che arriviamo a 590 amici, 590 follower. Oggi pome.
Ne manca uno per arrivare a 590, dai raga. Ah. Ah, grande Agostino, mitico. La pioggia è prevista in poco più di 10 minuti. Ah. Pioggia tra 10 minuti. Ma come pioggia tra 10 minuti? Ma sta già piovendo. Ma dov'è che l'ho preso sto meccanico? Ci credo che ci abbiamo la scuderia, eh. Amico mio, io lo scarico domani, Loki. Io lo scarico domani e lo posso usare il 28, che sicuramente non so quando è il 28. Poi il primo è il tuo compleanno, lo sappiamo, ce lo ricordiamo, ti cantiamo la canzoncina. Non te la canto prima perché porta male. Allora, io sicuramente non so neanche quando è il 28, se è martedì o mercoledì. No, dovrebbe essere martedì. Vero ragazzi, martedì? Ok. Del 25 giugno a Cina. Bello il meccanico e il meteo, bello. Al cinema dal 25, al 28, facciamo dal 28, dai. Martedì, perfetto Loki, perfetto. Quindi allora, se voi ce l'avete al primo, orca, martedì io vi aspetto che comincio a vedere com'è il gioco, cominciamo a vedere un po' tutta la cosa, poi io devo aspettare l'amico Sharder per cominciare la campagna insieme a lui, che ormai l'avevo promesso, amici miei, e invece la parte online ce la spacchiamo tutta insieme, eh. Lo prende Loki, lo prende forse Monster, l'amico Monster, forse lo prende l'amico Kevin, sicuramente Sharder e sicuramente Andrea, quindi anche Player, non me lo ricordavo, scusami Player, sai che è la mia memoria, e quindi siamo già un bel botto di gente, dobbiamo fare il team Marco Drums Racing Formula 1 è incredible team. Marco, mi dici se si può guidare il controller con il volante? Ma tu parli già di questa? Io pensavo che parlavi del Formula 1 2022, ma io ho spaccato un alettone, ragazzi. Qualcuno ha visto che il mio alettone è partito? Io credo proprio che l'alettone è andato, raga. No, se non era andato, è andato adesso, va bene. Il 22, certo. Quando al 28 lo faccio, sì, ma se me lo dici adesso non è che me lo ricordo al 28, devi venire al 28 e chiedermelo al 28, amico mio Monster, cioè se me lo dici adesso che siamo sabato, ma secondo te martedì io mi ricordo di provare una roba del genere, sei impazzito, amico mio. Abbiamo perso tempo per riparare i danni della vettura. E ho capito che ho fatto i danni, muoversi che io sono il pilota, devo andare, forza, non ho tempo da perdere. Dimenticone bello, è un bel titolo. Il titolatore oggi non c'è, non abbiamo il titolatore di turno. Ragazzi, dai, iscrivetevi al canale 590, 590, 591, 592, 593. Iscritto! No, porca miseria, uno ne manca. Passa la mensa con la consigliata. Ah, allora mi hanno consigliato. Si è asciugata la pista. Si è asciugata la pista, raga. Tombola! Si è asciugata la pista. Attenzione, ma non regge Giulia, non dirmi certe cose che sono andato a sbattere da no dai, ho già rovinato il lettone, è già il terzo, vedi raga come tiene. Vai Giulia. Allora vi devo dire che la Formula 1 ha talmente tanti cambi veloci di volante, mamma mia, questa curva qui non riesco mai a suggerire. Danza aiuti di traiettoria, Marcolì. Danza, esplode la scrivania quando vai pesante in curva. è vero. Danza, non ho più pallide, devo danzare, devo fare così. Papà. E infatti Monster, lui ha detto fra 10 minuti piove, l'ho sentito anch'io, sinceramente. Probabilmente doveva dire fra 10 minuti smette, però ha detto fra 10 minuti piove. T'ho detto che li ho presi. Al supermercato i meccanici, quello del meteo.
Madonna, oh, ma me la sto facendo tutta sul cordoli. Fuori cordolo me lo sto facendo. Secondo me con le penalità ero già ultimo. Non riesce a stare in pista sta macchina. Ciao amici e amiche di Twitch. Benvenuti e benvenute. Ma qualche goccia io la vedo ancora, raga. No, non è che mi ha detto attenzione, fra 10 minuti piove. Sì, bellissimo Giulia, bellissimo. Bellissimo, bellissimo il tatuaggetto. Non è che il tipo mi ha detto, Monster, attenzione che tra 10 minuti ricomincia a piovere e io ho avuto la brillante idea di mettere su le slick. Penso proprio che è andata così, eh. Forse allora c'aveva ragione quello del metro. Ah, è per l'alettone, dici? Un po' sì, È il terzo alettone questo qua, raga. Dai, vediamo se riusciamo a fare un tempo, perché... È vero che sono primo. No! È vero che non sono più primo! Ho visto solo adesso che c'è... Sono quarto! Ma porca loca. È anche vero che sono prove queste qua, eh. Potremmo anche saltare. Non c'è la terza alettone senza il quarto. Vabbè, quello è vero. Grande Raikkonen, ha capito la portata di Marco Drums Games. Da stare in pista è dura, eh. Diciamo che quella curva lì tendo sempre ad andare un po' oltre, anche questa sinceramente. No assolutamente non ho neanche il tempo, amico mio, sto provando i giochi del PlayStation Plus, orca, del PlayStation Plus, e ho fatto dei video fighissimi stamattina, tra l'altro devo finirne uno appena finiamo qui di il simulatore di taglia erba, ragazzi. Ho creato la Marco Drums SPA taglio prati e alberi, quindi vado in giro col mio trattorino a tagliare prati ore e ore e ore, e anche col decespugliatore tra l'altro, eh. Vediamo, mi è venuto anche un po' il singhio. Vediamo, sì, fa abbastanza sciroccare il cervello. Vediamo la classifica della sessione, con i primi tre, Bottas, Verstappen e Sebastian Vettel. Le prove libere si chiudono qui ed è ora di salutarci, ma il prossimo... Vabbè, salutiamo il commentatore, una e l'altra per il mio amico, amicone Marco. Grande! Vediamo stasera, Charder. Charder, stasera giochiamo. Grande, Charder, bravissimo e grandissimo come sempre, eh. Grande. Ah, ma sapete che c'è le cose da provare? Aspetta, non mi ero neanche... Non avevo neanche provato queste. Caspita. Allora, proviamo tutte le cose che ci dà dei punti extra che abbiamo bisogno, ne abbiamo di bisogno. La macchina non è più arancione ma è rossa. Non mi ricordavo che era rossa. Giri costanti, ci servono dati concreti per elaborare giri costanti. La strategia di gara. C'è il sole oggi, eh? Eh sì, frate. Porca, col sole. Wow, come frena. Ciao amici, amiche. Benvenuti Formula 1, Marco Drums. Iscrivetevi al canale, amici, dai che arriviamo a 590. Sì, un po' sì, ti devo dire la verità. Infatti speravo che entravi. Grande Giulio. Iscrivetevi al canale Discord per sapere tutte le novità, tutti i giochi che porto, e anche se volete parlare con tutta la mia crew, si chiama crew si chiama il... Ragazzi, iscrivetevi al canale, dai, 590, ne manca solo uno, amici, amiche, un follower, vi ringrazio, scrivete anche che vi siete iscritti, così tutti vi ringraziamo, magari se non faccio questi errori è anche meglio, eh.
un club, una crew, un club, un gruppozzo. Siamo un gruppozzo noi, ragazzi. Dai, non sto andando a fare la spesa, le marce vanno tirate, Sharder, o no? Vanno tirate ste marce. Allora, dopo, ragazzi, volete fare... Sto chiedendo a voi che per giocare online, eh? Facciamo le gare... Porca no! Un altro lettone, raga! E vabbè, 33 secondi. L'altro lettone! Alettone! Alettone, alettone, alettone! Ok, andiamo, vai! Volete fare gare lunghe e ne facciamo poche, o volete fare tipo gare da 5 e facciamo tipo un semicampionato, raga? Sto parlando con chi vuole giocare con me dopo, eh? Con tutti quelli che vogliono giocare con me dopo. Scegliamo e decidiamo se fare un campionato grande, grande, grande monster. Un altro lettore. Semicampionato, semicampionato. Quindi gare tipo 5-6 giri? Fabri? Ok, semi va bene, perché Kevin sono 2-3 col mio. Ah, tra un attimino finiamo qui le prove, facciamo la qualifica, facciamo la gara e andiamo. Tanto la gara qui di cosa non dura tantissimo, mezz'oretta, te. Facciamo dalle 4 alle 5. Facciamo tentativo unico e gara. Così ci divertiamo. Stasera. Frack, amico mio! Ah, grande Frack! Ciao bello, come stai? Allora ragazzi, se siete dentro, state guardando e non siete iscritti al mio canale, iscrivetevi, dai che arriviamo a 590 follower. Sono fermo 589, mi rode un follower in più. Allora, in realtà questo è il 21. Forse nel titolo ho usato il 22, ho fatto un po'... Però diciamo che questo è ancora il 21 e il 22 è fighissimo, lo scarico domani e lo porto in live martedì sera alle ore 20 magari, vediamo. Perché se devo andare in palestra, ragazzi, alle ore 20 e mezza, alle 8 e mezza arrivo a casa, quindi devo farlo per forza alle 9. E portiamo il Formula 1 22, c'è anche una mosca che mi rode. Allora, sto correndo a 300 all'ora, non ci possono essere le mosche. Ottimo giro. Grande Frac, hai fatto l'esame? Bravissimi, bravissimi ragazzi. L'importante è che nella vita, vi impegnate, fate tutto il dovere, tutto a dovere. Tutta palla, seguite live, Charlie, grande, grande, la mosca del 28, tutto al cinema, eh. Devo fare 5 giri per far vedere ai miei meccanici, oh Manuel, la 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 la, il quinto alettone, tra un po' mi licenziano, secondo me, raga. Ma ci vuole un nulla, amici. Ciao Manuel, grandissimo. Ci vuole nulla per rompere una Lectons. Dai, Marchito, su. Abbiamo perso te. Quinta ala. Grande. I meccanici saranno molto contenti. Molto contenti. Dai che andiamo a fare altre 20 ali, dobbiamo portare 20 o 25 ali ogni gran premio per Marco Drums Games. Oh raga, ma va via in un secondo, eh, cioè adesso ve lo voglio dire, tra l'altro bisognerebbe fare anche
Esatto, 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 esatto. Vedi che hai capito tutto. Bisognerebbe fare anche il Gran Premio di Gran Bretagna, che se non ricordo male è settimana prossima, eh. E fu così che si schiantava contro il muro, hai ragione che quello. Con la visuale da dentro, sì, la faccio, non è malvagia la visuale da dentro. Questa è quella che mi piace di più, però, ti dico la verità. È quella che mi dà anche più campo e più visuone, perché visione, perché è un po' più in alto, eh. Però io ci corro con la visuale da dentro. È un po' diversa, eh. Sì, ma Raikkonen, fila. Ragazzi, mi ha fatto girare Raikkonen. Mi ha fatto girare Raikkonen. Porca sesto lettone. No, dai, Raikkonen. Ok, che sono prove. Dai, vediamo se riusciamo a fare sti 5 benedetti giri. E sesto. Non c'è 6 senza 7, dice il proverbio, no? Che non gira. che non gira nulla. Bella. Mannaggia Raikkonen. Sto Raikkonen. Guarda, guarda, guarda. Sì, vabbè ragazzi, ma non è possibile, cioè. Ok che è tutto l'alettone, in Formula 1, ma non... poi non prendo niente di stipendio qua, mi detraggono tutto dallo stipendio. Dai, non si può. Oh! No, la gomma. No, 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 no. Dimmi che sei tutto intero. Sì, sono tutto intero, ragazzo, ma la gomma no, vai indietro, ti prego, almeno la gomma no. No, la ruota no, la ruota no. Va bene tutto, ma la ruota no. Oh, per fortuna esiste il replay, eh. Allora, 6 alettoni e una ruota, raga. Quindi ci sta come cosa, eh. Cosa ne dite? 6 alettoni e una ruota? Ce la faremo i nostri eroi a fare un cavolo di 5 giri uno dietro l'altro fatti bene? Perché sennò vedo dura anche la gara di oggi, ragazzi, eh. Allora, non avendo il force feedback alla ruota, tutto, tutto, tutto. Datemi un'altra macchina. Scemo, non ne hai, ne hai solo una e la rompi sempre. Questi sono i miei meccanici. Datemene un'altra, questa non funziona. E se è il tuo piede che non funziona, il tuo cervello che non va. Sei qui solo per conoscenze, se no andavi a correre coi camion della... Oh, io ho anche il gioco... Ma curioso di cosa... Arriva la gara che sostituiscono le gomme rotte. Ah, delle livree. Eh sì, eh sì. Anch'io, eh. Ciao amici e amiche di Twitch, se vi piace le nostre live iscrivetevi al canale, ragazzi, dai, 590 follower, ne manca solo uno per arrivare a 590, dai che festeggiamo con lo champagne il vostro followerino. Giulia, senza condividere tutto, non condividere i social, ma scrivi il messaggino iscrivetevi al canale per piacere. Grandissima Giulia, la miglior moderatrice del mondo. Quanti alettoni? Questo è un... come si chiamano quelli che facevamo? No, il sondaggio, l'altro. Sapete che abbiamo fatto un periodo che si faceva il pronostico? Quanti alettoni cambierà Marco Drums Games nella sua... durante il weekend? E quello è un bel pronostico, sinceramente, eh. Ti dico la verità. Stai facendo un ottimo lavoro, ci stanno arrivando dati interessanti. Mantieni la concentrazione. Ecco, problema della concentrazione, adesso me l'hai detto, l'ho già persa. Stai zitto, meccanico. Ti pago per stare muto. Per mettere a posto il motore, non per mettermi a posto la testa. 10.000.
10.000. Uè, Tomas! Ciao Tomas! Tommaso, scusa. Oh Marco, bella lì, bella mitico. Oh ragazzi, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, dai che facciamo 590 amici. Ci stanno arrivando i soldi. Grande Tommaso. Guarda, sono buono. 100 lettoni. Ah, 1000, 10.000 erano gli alettoni. Ma vai, Sharder. Grande Tommaso. Benvenuto, benvenuto. Allora, al 28 ragazzi, vi aspetto che portiamo il Formula 1 22. Oh! No, 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 l'alettone no. Grande! Vabbè, è andata bene, raga. Non c'è l'altro alettone, eh? Sono solo girato. Ecco, dovrebbe essere sempre così. Infatti. Grande tenuta di Marco Trans Games. Grandi raga, grande Tommaso. Bienvenudos. Te lo dico anche in spagnolo. In portoghese non lo so, sinceramente. Non c'è Carla, quindi. Carla e i ragazzi sono andati in piscina. Quindi sono rimasto a casa con voi. Ottimo perché... giro, hai centrato quello che ti chiedevamo. Continua così. Ottimo giro, hai centrato quello che ti chiedevamo facendo un test a coda 300 all'ora. Va bene, questo è per farvi capire il grado di... allora, Formula 1 Tommaso io l'ho comprato. Lo scarico domani. Che belle, quattro pubblicità, grande, grande quattro pubblicità, guardatele tutte ragazzi, non saltate le pubblicità. Come si dice, tanto le guardiamo tutti i giorni su tutti, dappertutto, guardatele quando c'è Marco Drans almeno, qualche un millesimo di 0,0 centesimi di euro arrivano a Marco Drans. Sì, grandissima Giulia. A me viene la pubblicità dei Durex. E beh, Marco Dran ce l'ha. Incredibile. Incredibile tenuta. Ah, è vero, è vero. Non essendo più sub c'è le pubblicità e ti mandano quelle del Durex. Fanno bene. Bisogna fare le sub a Marco Dran, ragazzi. E praticamente... ti stavo dicendo, non mi ricordo più perché ragazzi ho una memoria tipo di pochi secondi, la memoria del Commodore 64, e quindi chi mi stava scrivendo del gioco, penso Fabrizio, chi mi stava scrivendo? Ah, Tommaso. Allora, sì, allora, il Formula 1 2022 lo tiro giù domani, me lo scarica domani. E lo posso giocare dal 28, quindi dal 28 al primo, che lo compra anche Sharder e tutti gli altri, lo proviamo insieme, vediamo un po' tutte le varie cose. Però il team, no, non devi chiedere scusa a nessuno, amico mio, vai tranquillo. Che volante hai? Ah, ecco, forse erai tu che mi chiedevi del Formula 1. Quindi dal 28 io ti consiglio di venire a vedere la mia live, quindi martedì ci vediamo alle ore 21, così vedi un po' com'è il gioco, com'è la grafica, come tutte le cose. Devo provarlo col pad e col volante, così vi dico un po' tutto al day one, ok? Ve lo dico io, non guardate altri video di altri, che poi i migliori video del mondo sono quelli di Marco Trans Games. Io vi dico le cose come stanno realmente. E il volante che ho è Logitech G923, l'evoluzione del G29, che ha il True Force e ha il ritorno di forza e che ritorna a zero, e ha degli autoparlanti per quando prendi i cordoli, le cose così, farti sentire meglio. Però la pedaliera è uguale a quella del G29. Il mio sogno, e infatti per quello che sto veramente, mi sto impegnando tanto col canale, e con le sub, con la pubblicità e con, caspita, e con i bits, c'è anche il tasto donazioni comunque, se andate a vedere bene nelle informazioni, perché io vorrei comprarmi il Logitech e il Fanatec DD Pro. Grande Marco!
MMM, siamo tre marchi, eh? Grande. I marchi è la i soldi tedeschi. E il grande è Kevin, è tedesco, quindi lui conosce bene i marchi. A parte che non ci sono più da un po', eh? I marchi. Dovrebbero avere anche loro gli euro, almeno si spera. Dobbiamo fare un altro giro, eh? Ottimo giro, hai centrato quello che ti chiedevamo. Continua così. I marchi sono dal 28 giugno al cinema. Anche tuo padre, Marco. Minzga, raga. Ma i marchi siamo troppo fighi. Siamo troppo grandi. Colui che si chiama Marco è veramente un figo. Così. Dovrei farmi anche la postazione, ragazzi, perché con dietro i cuscini, vi dico la verità, dopo un po' mi va la schiena in pappa, eh. Dai. Grande Loki. Grande Loki. Su Instagram e social non so neanche, ragazzi, quanta gente mi entra dentro. Marco di cognome. Su Twitch, Frank. Una regione, le Marche. Ah. Ciao ragazzi, come state, amici e amiche? Dai ragazzi, un follower, arriviamo a 5,90. Iscrivetevi al canale Ozzo di Marco Drums Games. È l'unico che ha il drago arrabbiato, ragazzi. L'unico canale al mondo del web di Twitch e di YouTube con un drago arrabbiato, eh. A volte si srabbia. non penso che si dica così. Non penso che si dica così, però se si srabbia il drago, gli togliamo il fuoco. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto 5 giri di fila senza spaccare alettoni, ruote o... No, se c'è qualcuno che fa il live col drago arrabbiato, gli faccio causa. Tutte le vetture. Il drago arrabbiato è di Marco Drums. Queste le prime tre. E abbiamo fatto anche il tempozzo, eh? Con questo rottamino li denunziamo, collazziamo proprio. Allora, ragazzi, io le prove libere le facciamo veloci? No, facciamo l'altro coso, facciamo il giro veloce e facciamo la gara. Poi andiamo online, va bene? Vi sta bene così, amici? Gestione del carburante. Dai, se vi va bene, ragazzi, ok, grande. Quindi Sharderino anche lui, Kevin e non mi ricordo più Marco. Viene con noi, non mi ricordo più neanche chi doveva venire con noi a giocare. Che ti concentri sulla tecnica di risparmio carburante. Esegui il lift in costa ogni entrata in curva per risparmiare il massimo del carburante. Che cos'è il lift in costa? Al minimo il tempo sul giro. Ma avete capito cosa devo fare? Lift in costa? Ma che cazzo sta di? Parlo italiano, meccanico, ti sto pagando in euro, eh? Non è che sto pagando in dollari. Lift in costa? Ma che cazzo devo fare? Ah, ok. Io? Beh, mia mamma è veneta, mio papà è lombardo, era lombardo, il mio amato papino, di Azzanello, quindi in Piacenza, e noi siamo di Varese. Lombardi. Ti sto pagando in marchi. Lift and Co. La dis, lift and co. Ah, forse devo accelerare il piano? Sì, un po' sì. Poi le mie sorelle quando si sono sposate sono andate in Veneto, dalle parti di San Bonifacio, quindi. Poi mia mamma, le zie, parenti, sono veneti. I love you Veneto, Lombardia, I love you Italia e anche Rio de Janeiro, Brasile, per mia moglie, che è brasilera. Ma sto lift and coast, ma che cazzo vuol dire?
No! Quello è vero. Ma infatti tu... Allora ovvio tutto, bravo, bravo Giulio. Vabbè, diciamo che a livello proprio di risparmio... Oh, ma non tiene più. Diciamo che nelle live non dico neanche le parolacce, quindi il mio è un family friendly. Ami la mia regione, assolutamente, ma io le amo tutte, ragazzi. Io voglio essere schietto con voi, io amo gli abbonamenti, quelli che mi fate, quelli li amo da impazzire. Il resto amo tutto più o meno a prescindere, allo stesso livello. Quindi primo giro è andato, eh? Ma cos'è sto lift and coast che mi chiede? E io no. E io no che cosa? Che cos'è che no? Che cos'è che no, Monster? Porca, questa l'ho fatta dritta, eh? Non mi vuoi bene? Assolutamente sì, amico mio. In pratica usare poco carburante, quindi lasciare l'acceleratore un po' prima del punto di frenata. Sto qua il lift in corso, sì, ma se lascio prima la macchina la va dritta. No, effettivamente ho il tutto qua. Mi sa lasciare l'acceleratore prima, cioè non tiene più niente, raga. Sì, ma il delta è basso però. E ma se il delta è basso non mi dà il giro buono, eh. Vero, raga? Ciao amici di Twitch, che amiche di Twitch, grandissimi. Iscrivetevi al mio canale, grandissimi, dai che arriviamo a 590 follower oggi, Giuli! No, no, Discord, no quello Giuli, solo il la cosa, iscrivetevi al canale. E ma il delta è basso, raga. No, niente Giuli, tranquilla. Troppo lento, non è andato bene raga, ma poi senza lettone è difficile, eh? Non è andato bene ragazzi, troppo lento, madonna come vibra. Adesso siamo sul delta, eh. Ecco, grande Giulia. Grazie, grazie amica mia. Ciao ragazzi, ragazze, mitici e mitiche. Benvenuti, iscrivetevi nella chat, iscrivetevi al canale. 590. Perché arriviamo a 590 follower, amici, amici, amici. Basta uno di voi che si iscrive, ragazzi. Amitici. Anche amitici è bello. Lo vedi che va giù il delta? Però a fare così? Ah, hai rotto meno ali io a Monaco che io qua, bella aperta la pista, hai ragione. Però non riesco a riprendere il delta. Sì. Ce l'abbiamo fatta! Hai fatto un buon lavoro. Abbiamo ottenuto dati eccellenti in quella corsa, quindi torna nel garage e ti farò vedere i numeri. Mi farà vedere i numeri, me le dà secondo me, raga. Secondo me mi mena.
Ok, 4 di 5, perché quella dei 2 metri rimani entro i 2 metri dalla linea di gara, non l'ho mai capita. Non l'ho mai capita. Familiarità col tracciato, facciamo il giro secco, la gara e andiamo a giocare online, ragazzi, eh. Scusate se ho ritardato un attimo, ma bisognava fare tutte le prove del caso, eh. Esatto, cerca di prendere il maggior numero di porte in curva possibile. Hai visto che ha detto esatto anche lui? La curva maggiore sarà il tuo punteggio. Dovrai anche utilizzare il DRS nella zona DRS. Il DRS non mi ricordo più che tasto ce l'ho. Ciao amici e amiche. Qual è il DRS? Che tasto ce l'ho? Sul triangolo forse, porca. Non mi ricordo più il DRS dove ce l'ho, raga. Non mi ricordo se il DRS ce l'ho. Porca. Zona DRS in arrivo, controlla il punto d'attivazione. No! Ma no, cosa ho combinato? Ok, niente. Spero che vanno bene le livree. Amico mio, saranno bellissime le livree. Tu fai di quelle livree spettacolari. Ai, verde! Non l'ho presa bene quella lì. No, Marco! Lì tendo a dare un po' troppo gas, raga, eh. Anche qui, eh. Cosa Giulio? Cosa Giulio? Scusa Giulio, non ho letto. Sono preso. Dai, è andata, va bene, basta uno. Grande Drums. Quasi tutto viola, amici, Ci sta di brutto. Allora, vediamo un attimo. Vediamo Lando Norris. Verstappen. Vediamo un pezzettino di Verstappen, ragazzi, poi ce ne andiamo, perché così andiamo a fare il giro unico e 5 giri di gara, sennò poi diventa tardi anche per farlo online insieme a voi. Però volevo vedere un pezzettino del giro di Verstappen. È bellissima sta inquadratura, con le telecamere, Sto bevendo il tè e non faccio il nome. No. Ciao ragazzi, ciao amici e amiche, amici e amiche. Iscrivetevi al mio canale se vi piace. Dai che arriviamo a 590 follower, ragazzi. Va bene, dai. Andiamo, facciamo passare il tempo, perché una volta erano andate le qualifiche, ma aveva tipo tolto tutto quello che avevo fatto era tipo che saltavo, ecco, esci senza salvare, una roba del genere. Ciao amici e amiche, andiamo a fare il giro veloce Gran Premio di Belgio, Spa-Francorchamps, la Spa, vabbè, credo che sia Belgio. Grande Giulia, grazie. Dai che facciamo 5,90, Loki baby. E player pettine, grandi raga. Allora, prima di tutto bisogna sempre essere pettinati. Perez, Norris e Max Verstappen. Le prove libere non hanno deluso, ma lo spettacolo è appena iniziato in questo grande weekend. Ah, dodicesimo, però. Ottima giornata. E tu che ne dici?
Ottima giornata. Allora, stavamo facendo degli stress test. Le cose sono... Abbiamo vestito molto l'aerodinamica, stavamo mettendo alla prova. Aerodinamica, così il reparto sono... Come pensi siano andati oggi? Alfa Romeo, una schifo. Possono fare di meglio. Che balada, che balordo. Alfa Romeo come sono andati? Possono fare di meglio. Grande Drums, Drums. Tra l'altro ho Pedro Piquet come amico. Exactly, exactly. Non si fa la pubblicità se non ci pagano, Marco. Allora, vai. Beh, io non prendo soldi. Io vorrei. Dai, sentiamo il tipo che parla. Belle ste immagini però, eh? Molto belle, dall'elicottero. Xenon Dynamic. Io non vedo l'ora che il mitico... Ma sì, ma chi se ne frega. Marco, se sei d'accordo, stasera facciamo la lobby Gran Turismo sulla nuova pista. Sì, assolutamente. Io sono d'accordo. Oh! Per tutti! Mi piace la nuova pista. Sono d'accordo. Vediamo, raga, se Marco Drums riesce a arrivare primo sul podio. Le macchine di Formula 1, ragazzi, però sono dei proiettili, eh? Ok, che sono le migliori e le più... Anche proprio a livello di buttare dentro marce, eh? No, Marco! Ma perché la sbaglio sempre? Devo andare un po' più lento lì, dai, ma... The show must go on! Che giro! Che giro! Alettone, Loki! Mi sembrava strano che non ne partivano più. Ciao amici e amiche di Twitch! Non tiene più, non tiene più, non tiene più! Leclerc, c'ho Leclerc davanti, raga! O faccio una curva pazzesca qui, che me lo brucio. Vediamo. Solo un miracolo. Se faccio un tempone con l'alettone rosso, ragazzi, basta, eh. Grande Giulio. Vediamo, vediamo, perché penso che è uno schifo, eh. Per la gara di domani è chiusa, ma prima di iniziare ricordiamo le prime tre posizioni: Leclerc, Sainz e Lewis Hamilton. Le qualifiche sono chiuse, la griglia è stabilita. Non ci resta che attendere la gara. Vi aspettiamo tutti per assistere al Gran Premio di domani. Ah, adesso gli buchiamo le gomme. Non male, non male, non male. Sì. Contando che il mio rivale Pierre Gasly è uno schifio, perché è arrivato dietro di me. Quindi ci sta. Io dico che ci sta, ragazzi. Poteva andare meglio, ma quella curva lì tende sempre a buttarmi un attimo. Perché vi ricordo in Gran Turismo, quando vai lì. Il nome è un nome di supermercato. Nome è Leclerc. Davvero? Magari è suo. Noi ridiamo, ma già è tutto suo. Milioni e milioni di euro. Oh, raga, è caduto il drago. La moneta del drago è qui, eh? C'è il drago. È il Belgio il protagonista del Gran Premio. Magari è sua la catena. Qui il grande Ayrton Senna vinse 6 volte. E nel 6 volte Senna, Leclerc ottenne la sua prima vittoria in Formula 1. L'ultima volta accade a Michael Schumacher nel 1992. Spa-Francorchamps è un circuito storico da 19 curve e lungo 7 km. Qui ci sono oltre 100 metri di dislivello, con lunghi tratti del giro fatti full gas. La velocità qui è la chiave del successo. Wow. Con me è wow, raga. C'è Luca Filippi. Luca, è un piacere averti qui anche oggi. Ciao Luca. Ti chiedo subito. Salutiamo Luca, ragazzi. Forse.
Come riesci a placare i nervi prima della gara mentre aspetti lo spegnimento dei semafori? Acqua. Io placco i nervi con tanta acqua. A sentire l'adrenalina al pensiero di approcciare la prima curva. Un po' come guerrieri. Brava Giulia. Ciao Luca. Luca Filippi. Ciao Luca, hai parlato troppo. Diamo un'occhiata alle posizioni sulla griglia di partenza. La fantastica qualifica di ieri di Charles Leclerc ti ha fatto. Mi devo concentrare, raga. Un podio Ferrari. Speriamo di portare bene alla nostra amata Ferrarina, eh. Primo e secondo Ferrari, poi Hamilton, Marco Drams di fianco a Hamilton. Andiamo subito, raga. Ciao Luca. L'ultima volta abbiamo guadagnato dei punti. Continuiamo così. Dai, anch'io direi che l'ultima volta abbiamo guadagnato dei punti e ci sta. Ah no, non devo fare con. Dai ragazzi, 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 ragazzi. Attenzione, 3, 2, 1. Go, 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 go. Go, go. Oh, fatemi passare. Fatemi passare. Cacchiarola. Basta, scemo lì, Tesport! Hamilton! Ma no! Di usura nell'unità combustione interna. No! I giri del motore. Sali ma... di marcia in anticipo e poi scassa più avanti. Ma dai, avvertimento di che cosa? Ma poi mi sta dicendo il meccanico che c'è un problema al motore? Ma cos'è sta roba per l'inizio? Ma non è possibile, ma che macchina del cavolo, raga? Hamilton mi è venuto addosso poi. Ok, abbiamo riscontrato un problema con la scatola delle unità di controllo elettronico. Farà ma anche... danni aggiuntivi a tutti gli altri componenti della Power Unit. Dai! C'è una nuova strategia disponibile sul DMF. Ma guardate Hamilton! Ma no, ma Hamilton! Alcune informazioni sul pilota Red Bull. Tutto bene? È stato un brutto colpo. Per favore, confermaci che stai bene. Alettone, qua è un disastro, amico mio. Qui è un disastro. Oh, non avete visto niente voi, eh? Dai, partiamo ragazzi, forza, partiamo, il Gran Premio inizia adesso. Fate finta che non è stato non c'era quello di prima. No, oh raga, così, guarda Hamilton. Scusate ragazzi se urlo. Levati, porca loca. Ma avete visto che scorretto? Scorretto proprio, io direi proprio la parola scorretto. Hamilton, non si fa così. Cattivo Hamilton. Nessuno ha visto. È partito solo adesso il Gran Premio di Spa-Francorchamps di... Allora ragazzi, io faccio sempre il giorno in cui fanno la gara anche loro nella real life, farò la stessa gara anch'io, eh? Degli stessi giri al 100%. Quindi quando venite a vedermi in gara reale non riparto, eh? Quello che succede succede, perché in gara è così. Invece oggi purtroppo mi è scivolato il dito su option vuoi fare riavvia X, è proprio scivolato. Proviamo a ridurre i giri del motore. Sali di marcia in anticipo e poi scala più avanti. Lord, vedi? Sì, ma va come frenano. Ma è quasi impossibile stargli dietro. Loro frenano. Sorpasso, che sorpasso, giro veloce. Ho problemi al combustibile, al combustore, al motore. Non mi veniva in mente, raga. Devo salire di marcia, ha detto il mio meccanico. No, sentite, oh. Non va niente.
Dai, no, sono primo, no, non mi cadere motore, eh. Devo cambiare il motore per la prossima gara. Cambio le marce un po' prima, eh? Cosa ne dite? Oh, siete scomparsi tutti, amici miei. Chat morta. State tutti seguendo la mega performance sperando nella vittoria di Marco Drums. Vedi qui? Ah, okay, ok ragazzi, non scriveva più nessuno, pensavo che eravate tutti. Danni aggiuntivi a tutti gli altri componenti della Power Unit. Grandi, grandi, respirate, respirate ragazzi. Grande, grande Lord. Grande, grande Oki. C'ho problemi alla Power Unit. Non li faccio andare su tanto di giri, così. Benissimo, finora questo è il miglior tempo. Grande, grande. Grande Shard. Guadagni. Ma poi cosa facciamo? Sul pilota che ci segue. Cosa facciamo, Sharderino? Facciamo anche le gare con la 4C, come abbiamo fatto quella sera là, che era interessante. Sto cantando e si è annuvolato. Ah, grande Giuli, vedi, canta, canta. Quelle cose lì della pioggia. Ecco, se me la proponi dopo la gara, però amico mio, perché è un po' difficile da leggerla. Non vorrei scassare un altro lettone. E già che l'ho fatta startare una volta, che mancano due giri. Dopo i due giri me lo dici volentieri. Oh, non è che mi trovi tanto, ha detto Sharder. Cos'è che ha scritto? Perché io per leggere, ragazzi, devo... Ok che leggo veloce, leggo velocemente e riesco a rispondere, ma devo proprio startare l'occhio, eh? Startare l'occhio è bellissimo. Vedi, con la, con, senza pioggia si va di ottava, eh? Stiamo grande Giulio, una perdita di potenza dal turbo compressore. Ah, perdita bene. Perdita di potenza del turbo. E via. Sì signora. Belle queste informazioni dei box, raga. Perdita di compressione, problemi al motore, problemi non tirare le marce. Che cosa sono qua a fare? Marco Drown spacca il motore, spacca le toni, non me ne frega niente, devo vincere, devo vincere. Non me ne frega niente, poi andiamo a cambiare sto motore. Lo cambiate meccanici, vi pago per quello. Del Panda, gli mettiamo quello del Panda, bravo. E mi sa che va più veloce. Eh no, non devo tirare perché qua c'è anche il turbo che è andato, eh. Ah Sharder, poi vedrai come, come dobbiamo fare la, la nostra scuderia io e te, che bordello. Ci sarà un sacco di roba da cambiare, un sacco di soldi da spendere. Me lo immagino già al primo, ragazzi, io e Sharder che andiamo a fare il nostro team. E poi gioco, giochiamo con voi, eh. Quindi non, ha, non abbiate paura se prendete il Formula 1 2022, che giochiamo tutti insieme. La campagna la devo fare io e l'amico Sharder, tutti... tutti i cosi, perché gliel'ho promesso. Poi tra l'altro a settembre, ragazzi, porterò in live un gioco bellissimo che è Construction Simulator, che Sharder con l'escavatore, io con i camion, con le betoniere, andiamo a fare gli asfalti, andiamo a lavorare alla sera, ci mettiamo qui e ci mettiamo a lavorare. Ragazzi, non so se avete visto che quasi uscivo di strada e
e Charles e Sainz è dietro, eh. E Sainz è dietro, eh. Vi dico la verità che credevo che era già l'ultimo, eh. Vi dico proprio la verità. Non ho visto che mancava l'ultimo. Si avvicina al ritmo di 5 decimi a giro. 5 decimi a giro. Hai capito, Sainz? Sainz vede la possibilità di passarmi, eh. Spero che non ci siano problematiche motorifere. Dai, dai che lo teniamo a bada, lo teniamo a bada. Sainz. Passa l'Ascari. Eh sì, ci sta. Allora, questa che esagero un attimo. Ok, così, basta tirar su un po' il piede. Oh, Loki, grande, grande, grande. Ciao Mitico, buonas giornadas. Ok. Ciao, ciao Mitico, ciao Loki, ciao grande. E Marco trasvince. Ho lavorato sodissimo. Grande. Ti devo dire il mio ID. Perché non siamo già... Allora, trovami tu, player, Marco Drums. C'ho il mondo di Little Big Planet e il mio logo. E il grandissimo... Ciao, guys, stasera. Ciao, ciao, Loki. Ciao, grandissimo. Trovi il logo del... drago, eh. Aspetta, che dobbiamo aspettare che fa... Sainz, ti lavo tutto, Sainz. Un po' di champagne, bella lì, raga. E ritorniamo su coi punti. Bella lì, che ritorniamo su coi punti. Oggi non sono mancate le dimostrazioni di talento, Luca, ma chi è stato il pilota del giorno? Marco Drums, uguale come canale di YouTube. Prestazione fenomenale, è stato un piacere guardare. Quello lì che vedi, Marco Drums, senza Games, eh? Solo Marco Drums, tutto in minuscolo. Anche per la scuderia del pilota fondatore, che dopo questo weekend... Il pilota fondatore sono io! È stato un weekend fantastico per gli appassionati di Formula 1 e non sarà l'ultimo. E non sarà l'ultimo. Ok, amigos. E non sarà l'ultimo. Vediamo gli highlights. Highlights, ragazzi. La Sharder la faccio io alla lobby, eh. Guarda lì. Guardalo lì, Hamilton. Settantotto, Marco Drums Games. Charmer, sei un grande amico mio. Livree nuove stasera, vi aspettiamo su Gran Turismo 7, eh? Ore 21, ragazzi. Andiamo a giocare a Gran Turismo 7, facciamo prove sul circuito, compriamo la Escudo e andiamo a provarla, compriamo la Roadster,
compriamo un sacco di roba e andiamo a farlo online con gli amici, con voi amici di Twitch e le mitiche livree del livreatore ufficiale di Marco Drums Games Channel, Shadow Design e Bragali TV, che è il nostro Team Racing, che potete farne parte, basta che scaricate la livrea e venite a giocare divertendovi con noi, si ride e si scherza, e se si fa qualche sportellata no problema ragazzi, non... Oh! Ho sfasciato il motore! Andava a fuoco! Non ci credo! Aspettate un attimo ragazzi! No, dai! Ma da quando? Da dentro è così, raga, eh? Vi faccio vedere un pezzettino dentro, eh? Vedi che non andava più? È appena finita la gara, amici e amiche di Twitch. Se volete, se vi piace, iscrivetevi al mio canale, grandi. Dai che arriviamo a 590 follower oggi pomeriggio. Dai, grandissimi, grazie se lo fate. Allora, io volevo vedere una cosa, raga, perché a un certo punto... Oh, eccolo qui! È qui che si è rotto. Ecco! Ma davvero, ragazzi, ho fatto due giri così? Ho fatto due giri così? Incredibile! C'è pista su tutta... C'è olio su tutta la pista! Ma dai! Ma siamo seri! Gioco! Mi hai fatto dare in giro due giri così? Avevo un motore che fumava! Ah! Ho fatto drift! Esatto, Giulio! Ma no! Ma incredibile! È incredibile! Non stavi calcolando il fumo! E chi guardava gli specchietti? Dai! C'è le palline di fumo! Guarda lì che roba! Siamo in un aereo! È bellissimo, ragazzi! Non ho mai visto una gara del genere! Di solito, quando succede... Hai solo fortuna che ti sei rimasto con lo stesso... Infatti! Incredibile! Ma io pensavo che era l'ultimo giro, l'ultimo pezzettino. Non è che mi sono fatto due giri così. Dai, guarda che roba. Wow, wow. Due giri così, raga, con il fumerello. Bellissimo. Ah, mi fai vedere che hai preso fuoco. Guarda, Monster. Adesso me lo ricordi, Sharder. Ah, mio Dio, ragazzi. Dai che facciamo un video su TikTok. Questo lo metto su TikTok, raga. Due giri sì, col fumerello, fumello, guarda che bello, e ho fatto anche rima, non ci credo raga, io credevo l'ultima curva si era rotto il motore, mi si era rotto il motore due giri prima. Incredibile, la modalità fumogena, attivo la modalità fumo, bellissima, ma non c'è il salva replay in sto gioco? Eh sì, io volevo salvarlo, visualizza replay, ma è possibile, riprendi, replay, riavvia replay, quando hai preso fuoco? Guarda, ho preso fuoco qui. Non si può salvare il replay. Guarda, al terzo giro, guarda, eh. Allora, stavo andando tranquillo io, no? Facevo i cavoli miei. Il mio meccanico mi dice, attenzione, il turbo è andato, devi abbassare i giri perché sta andando il motore. L'altro pezzo lì si è... Qua, guarda, eh. Al rilascio, boom! boom! Ma
faccio boom. Ragazzi, ho fatto questa cosa del boom, così la metto su Instagram, eh? Grandi raga, grandi, va bene, ci sta. Dopo faccio un video su TikTok, quella con boom, uno dentro nascosto, il motore ha aperto il fumo. Sì. Oh ragazza, cos'è? Mi stai dicendo? Non c'è niente di meglio che vincere, i tifosi sono davvero fantastici, è stato fantastico, sembra il motore sia progettato apposta. Sì, raga, è stato fantastico, sembra che il motore rotto che ha preso fuoco con fumo sia stato apposta per questo circuito. Assolutamente questa è la risposta giusta. Sì, sì, questa sì, è vera, anche l'intervistatore, lui. Va meglio della settimana scorsa, decisamente tutto il lavoro è stato fatto per la Power Unit. Sì, proprio quella che si è rotta. Esatto, la Power Unit è quella che va di più. Ad essere sincero, sono un po' offeso. Ah, stai andando oltre ogni aspettativa. Dici che ti abbiamo sottovalutato. Sono un po' offeso. Sono un po'. Un po' offeso. Eh sì, non è stata una gara pulita. Non è stata una gara pulita? No, in realtà ho smerdato olio su tutta la pista per due giri. Però no, secondo me era stata pulita come gara. Oggi era una calamita per idioti. queste cose succedono. Siamo proprio, professoresco, un linguaggio, cose che succedono, di solito si dicono queste stupidate, no? Grande Gasly! Ciao amico Gasly, e l'ho passato Gasly, ma da mo che l'ho passato il nostro grande amico Gasly. 320 million dollars, grande, sono arrivato un po' di big money, dai che andiamo online ragazzi. Oh, che bella. Okay, e la prossima i nuovi pezzi dalla fabbrica. È la grande GP di Olanda, Zandvoort, ok raga? Quindi la prossima volta che ci collegheremo giocheremo a Formula 1, ma io credo che non ci giocheremo mai più, perché poi da martedì ci sarà il Formula 1 2022 e si ricomincia tutto da capo, anche se per un breve periodo lo tengo su questo qua, però non lo so ragazzi, perché sinceramente non ho più spazio sull'hard disk, quindi... Non lo so se lo tengo su. Allora, amichevole. Ciao amici, amiche, se volete giocare con noi, iscrivetevi al canale e ci passiamo i contatti. Solo amici, solo su invito. Ci passiamo i contatti. Red! Grande! Allora, iscrivetevi al canale, dai, iscrivetevi al canale, così Marco Drums è contento. Allora, vediamo lobby 22, solo su invito, tutti sono benvenuti, completo. Tracciato, allora abbiamo detto che ci facciamo Spagna, Canada, Monza e Brasile, ok? E anche il Bahrain, vuoi tu? Il Bahrain, Abu Dhabi. Il Bahrain la prima. Il Bahrain. Allora togliamo Canada, dai. Allora, Spagna, Italia, Brasile e Bahrain. Va bene ragazzi? Ci state? Allora... Ciao Red, da quanto tempo? AQG, amico. Impostazione, simulazione. Difficoltà realistica, nessuna. Danni auto ridotte. Struttura weekend, tentativo unico e facciamo 5 giri, perché ragazzi, sennò poi diventa troppo tardi. Restrizione aiuti, cambio consigliato e manuale, quindi uno può scegliere. Aiuti. Ciao amici e amiche, allora consentitemi. Ciao Red, benissimo amico mio, tu come stai, grande? Aggiungi, rimuovi l'IA.
Come si fa, Kevin? Dodicia. Ok, io salvo, eh. Stasera giochiamo a a Gran Turismo, Red, se ci sei, eh. Ok. Ok, adesso c'è l'IA, vedi? Allora. Amici. Batman. Batman vuole giocare. Oh, aspetta che ho letto, Sol. Dove scegli le macchine, le scuderie. Ma adesso ci sono. Aspetta. Allora, sì, aspetta, ti sto. Red, io, aspetta, io per adesso tutto bene, ok. Allora, un attimino, Allora, Kevin, Marco, chi è che doveva entrare, ragazzi? Player 400, chi doveva entrare oltre Marco e player e. Chi è manca? Chi manca? Chi devo invitare, ragazzi? Ditemi chi devo invitare, È arrivato a tutti? Allora, Sharder lo vedo già dentro. Kevin, ti è arrivata? Ok, grande. Dove si può scegliere le macchine? Ti dice che la sessione non esiste più. Aspetta che ti rinvito. Provate, ragazzi, se non funziona la fasciarder come ho fatto io. Ci sono, ok. Soul Killer, manca solo l'amico Marco. Assolutamente, aspetto a partire, aspetto, tranquillo. Aspettiamo che parti, che entri. Lo devi impostare tu. Caricamento, va bene, aspettiamo, oh, amico. Ciao ragazzi, stiamo andando online, farci una bella garetta di Formula 1, però mettiamo anche gli altri così diventa più appassionata, eh. Allora, mi diceva Kevin qualcosa. Più che altro, non riesco a capire come si... Cioè, con le nostre macchine, sì. Ok, ti rimando l'invito. Magari perché l'ho mandato tutti insieme e ha fatto casini lui, perché guardate, ragazzi, che a volte sono proprio le macchine che fanno casini, eh. Aspetta che arriva, aspetta che ti cerco. Eccolo qua. Vai. Ma io non ho capito se dovevo invitare altri, ragazzi, se c'è anche Monster o altri che hanno detto che vogliono giocare. Se per caso non vi ho invitati, scrivetemelo, Se volete giocare con noi, basta che vi iscrivete al canale e si fa una bella garetta, ragazzi. E se vi piace, iscrivetevi le auto ufficiali. E come si fa? Dove le metto? Non ho Formula 1 21. Ok. Impostazioni, ok. Poi? Ma sono le 5 giri le gare. Sì, perché sono 4 piste, 5, 10, 15, 20, sono 24 giri, sono già le 5. Al massimo poi ne facciamo un'altra dopo, ne scegliamo una e la facciamo un po' più lunga. Mi dice che non esiste.
Che cavolo di Bruxelles, perché non esiste? Prova a mandartela ancora. Se no prova a farla, prova a fare la lobby il mitico Sharder e vediamo. Prova a vedere, te l'ho rinviato ancora, eh. Ragazzi, comunque non mi avete scritto dove si vanno a prendere le macchine, eh? Impostazioni, io vedo lobby, tracciato, non vedo le macchine. Grafica, simulatore, struttura weekend, aiuti, meteora, aggiungi A. Anche te l'ha fatto, poi sei riuscito a entrare, adesso vediamo se riesce a entrare. No, non siamo completi, no? Ti dice che non esiste. Vuoi provare a farla tu, Sharder? Aspetta, riproviamo un'altra volta, ti invito ancora. Se no prova a farla Sharder, perché di solito Sharder, quando fa lui le partite, riescono a entrare tutti. Quando le faccio io c'è sempre problematiche. Prova, prova, te lo rinvia. Eccolo, eccolo, ti vedo. Ti vedo, Marco. Grande gioco. Comunque non mi avete detto... Ah, ci sei, Red? Dai, 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 stasera sì, dai, ci facciamo una bella corsetta insieme. Dai, grande Red, mi piace, mi piace. Allora, mi dite, vai su lobby. No, lobby. No. Allora, impostazioni, ok, lobby, ok, qua, ok, ok, perfetto. Perfetto, raga. Ok, ok. Ai, 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 ai. Vedi però che se facciamo le macchine di tutte non ci mette i bot? Ah no, devo fare così. Avete scelto? Allora, Red Bull. Appena Kevin e Marco scelgono le macchine, metto le altre. Se no vi posso portare via macchine che vi possono servire. Ragazzi, muovetevi! No, cacchio, non ho fatto tempo a mettere i bot. Ma qualcuno aveva fatto play, scusa? No, è il gioco proprio che parte. Vabbè, insomma, dai, siamo in pochi. Diciamo che si sono schiantati tutti e siamo solo in 5 o 6. Bellissimo, raga. Così ci fanno le live, incasinate. Via, pista, pista, pista. Sharder, dobbiamo capire, perché se la prossima dobbiamo farla io insieme a te, è un casino. Se no facciamo solo le gare così e vai là che va bene. Barcellona, spero di ricordarmela, eh. Vai, go, 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 go! Non chiedetemi perché ho scelto sta pista. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi, benvenuti, benvenute. Iscrivetevi al canale, ragazzi. E ragazze, cacchiarola, l'ho scelta io la pista, eh? E lo sapevo che questa qua è quella che c'ha la S finale brutta, brutta, brutta.
Vediamo, vediamo cosa è successo. Vediamo cosa succede. Non lo hai provato per... No, 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 lo scarico domani, Haim. Im, lo scarico domani. Domani me lo scarica. Mi era crashato il gioco. No, riusciamo, dai, usciamo, usciamo. E me lo scarica domani. Ma... il cambio, che coglioni. Aspetta, come si fa a uscire adesso dal gioco? E lo scarica domani, Im, e il martedì, il 28, lo porto in live. Quindi dal 28 al primo posso fare tutti gli esperimenti e tutto. Sono riuscito a entrare, ok. Lo porto in live, assolutamente, assolutamente. Martedì, martedì, Im. Martedì ti aspetto, ore 21, andiamo in live, vi faccio vedere il Formula 1, tutte le novità e tutto, tutto quello che c'è da sapere, e anche la prova col pad e con il volante, eh? Quindi ti aspetto. Dai, dai, forza, forza, Im. Io sto aspettando una persona, tutti carichi, assolutamente, una persona che mi dà il follower, che arriviamo a 5,90. Esatto, 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 Shard. Spero che ci siamo tutti, ragazzi. E diamo il via... Oh, chi è stato il primo? Grande, Kevin! Go, 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 go! Russell ha fatto un bordello, raga. Kevin! Attenzione! Cosa è successo, Kevin? A momenti ti stavo seguendo. Oh, io sta curva qua me la devo imparare, eh. E ho fatto anche 60 passaggi l'altra volta. Grande, ti vedo, player, grande Marco! Grande Marco! Bravo, grande! Grande!
Cioè, ma come va, oh? Eventi. Bella, guarda come viaggia, oh raga. Oh! Cosa è successo? Che spavento! Che spavento, Marco! Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti, benvenute. Cazzarola, tutte le volte. Sei all'ultimo giro. Porca loca. Non sono mai uscito di qui, no! No, vai avanti, cacchio, l'ultimo, non ci credo, raga, che errore da principianti, va, e spacca anche l'alettone, vai, oh, Sharder. Vabbè, dai, non riesco neanche ad arrivare alla fine. Dai, ma cosa si è rotto qui? Grande player! Va. Ti conviene usare il cambio manuale, allora vai forte, amico mio. Mi si è girata anche a me là, l'ho presa un po' troppo larga e si è girata sta scema, poi si è spaccato tutto, adesso faccio una fatica. Bravo, davvero grande, mi piacciono le gare dove ci si diverte e si fa andare. Va, ultimo raga, mamma mia. Non lo so perché, ragazzi, adesso vediamo le impostazioni, ma quando si sceglie lui mette il tempo, cacchio, non so io, grande player, lo so, purtroppo le gare sono così.
Bravo, bravo, bravo. Allora, vediamo l'altra se riusciamo a cambiare impostazioni. Bravo, bravo, player. Grande. Ciao ragazzi, ragazze! Avanza, avanziamo, dai. Facciamo l'altra gara. E come si fa col cambio automatico manuale? Eh? Allora, impostazioni. Allora, se non mettete via voi, non parte il tempo. Ok, raga? Non mettete pronto. Che cosa regala la Giulia? Dai! Grande Giulia! Grande! Oh, che torna a sorriso Marco Drano Games! Sì, cacchio! Grande Giulia! Bella lì ragazzi, quando mi arriva una sub sono l'uomo più felice del pianeta, grazie Giulietta, grazie Giuli, grazie Lord, amico, raga, grandissimi, grandissimi, wow, infatti guarda la chat, ero qui tutto bello mojo mojo, grande Loki, grande Giulia, grandissimi amici miei, grazie, grazie, grazie di cuore, è veramente importante per me. Queste sub, stab. E mi raccomando, amici, dai, iscrivetevi, un solo follower per arrivare a 590, dai, raga. Allora, che cosa devo cambiare io, ragazzi? Che mi sono già un po' perso. Sì, sì, assolutamente, grazie ragazzi, più di un sorriso, sono felice, grandi impostazioni, davvero, davvero, non sto scherzando, davvero, grazie, grazie ragazzi. Imposta grafica non c'entra niente, simulazione non c'entra niente, ragazzi voi non mi state aiutando, dove si mettono, inizia la gara, struttura weekend, va bene, aiuti, cambio, automatico, manuale, cambio manuale con frizione, se io faccio cambio consigliato e manuale, mi hai fatto venire anche lei la cosa, grande, grazie, grazie, grazie del compleanno di Loki, grande, grande, ragazzi, se io metto questo, consente al giocatore modalità di controllo e il cambio, questo è. No, non è quello. Ma se no, se metto automatico, anch'io ce l'ho automatico, scusa. Se metto automatico, lo sharder, tutti hanno l'automatico, ok? Io voglio un manuale. Allora, manuale, se io metto manuale ce l'hanno tutti. Manuale con fruzione è una cosa. Manuale per tutti, non mettere automatico. Cambio consigliato e manuale. Ti dice quale marce mettere, automatica. E come faccio io ad andare in manuale, scusa? Vabbè, andiamo in automatico, dai. Poi se per caso è automatico, ame. Ok, via. Andiamo. Ah, tu dici dopo io, nella mia partita. Va bene, dai. Dai Monster! C'è ancora papà Agostino! Grande Agostino! Grandissimo! Cambio manuale non ho mai fatto. No, no, va bene. Ma io pensavo che se mettevo quell'impostazione lì, chi aveva il manuale andava in manuale,
chi non aveva il manuale andava, capito? Ma sì, Charles, ma è importante divertirsi, che ce ne fregano. Ecco perché, signor Drums. Quella! E che cazzo, perché mi esco a parlare? Perché sono mutato invece che era il controller. Ah, eri mutato su controller, bravo, bravo, così si fa. Allora, ascoltami. Che pista è questa? Questa che pista è? Monza, Monza, Monza. Adesso voglio vedere se... ragazzi, se avete anche voi il microfono potete entrare nell'audio di gioco, eh? Quindi... aspetta! Non ho fatto io. Charder no. E Marco, se volete parlare. Ma questo settaggio l'hai tolto, no? Sì, sì, non c'è settaggio qua. Che è buono. È un'archetina figera. Ah, ok. Monza, ragazzi, siamo Monza, amici miei. Dai, iscrivetevi al canale che arriviamo a 5,90. Fatemi arrivare un altro sorriso. Sai che ho pure la prima curva? Hai paura? Sì, quando è poco se prende là dentro. Io sono abituato al GT e poi andare con questo è un casino, Mamma mia, brutto, Qui la prendiamo in terza, mo siamo in quinta. Mamma mia, fino alla gara di una del girato di brutto quando andava davanti, mamma. Infatti ti ho visto. Di brutto proprio. Poi ho fatto la stessa cosa anch'io, però. E anche il buon Marco. Oh, cotro un po' lo pesa. Mamma mia. Sì, qui bisogna prendere in quinta, cazzo. Sono sceso in terza. Avrò l'ultimo tempo, sicuro. Anch'io. Non mi controllo bene. Ah no, non ti voglio dire. Perché la vista viola, quindi credo che il giro fa una cosa molto settore. No, secondo. Cioè il signor player dai. Grande player! Dai. Il mitico Charder, dov'è, scusa? Dov'è Charder? Charder, dove sei? Charder? Scusa un po'. Ah, lì è, poverino. Le potete cambiare, mi sa, le marce, pure se sta in automatico. Ah, ok, non ci ho neanche fatto caso, sinceramente. Oh, bello però sto fatto, Cosa? Il Mercedes davanti stiamo. Sì, infatti. Ci sta. Shader è l'ultimo. Che hai fatto, Shader? Ti sei girato, Sharderino? Ciao, amici e amiche. Iscrivetevi al canale, grandi... Marco è felice, assolutamente Giulia! Anche a me fa, essere... Ah, no, amico mio. Oh, che bello, che bello, che bello. Dai. Vuoi spiegare così, Snatch, ma? Sì. Una domenica, fare le gare così, un bel Grand Prix. Mamma mia. Okay. Andiamo! Abbassa la frizione. 3, 2, 1, ragazzi! Via, via, go! No. Non dirmi che ti sei girato. Poi da parte. Sai dove uscire di girate? No, per fare... No. Bello Loki! Oh, player va come un missile, Mamma mia, ragazzi, grande player! Vedi che gioca tanto, Sì. Bravo. Cacchio!
La prima. Sono uscito un po' di pista. Adesso c'ho Bottas davanti, ma l'ultimo che devo finire per recuperare. Caspita, è già alla parabolica il mitico player, grande. O se viaggia. Vabbè, col secondo, sono anche contento che ho fatto il secondo prima. Sì. Giro più veloce, grande. Bravo. Sì. Ciao Davide, grazie del follower, 5,90 amico mio, ah, grandissimo, come stai Davide, benvenuto, stiamo facendo una sessione, no, grande, tutto bene, grazie, mi stanno passando sopra, tutto bene amico mio, benvenuto nel Marco Drums Games Channel, l'unico canale con il drago, e non facciamo arrabbiare il drago. Certo, assolutamente Davide, assolutamente, ti stavo dicendo io adesso, è che pian pianino leggo tutti i messaggi un po' alla volta, Davide, perché come vedi sono a 300 all'ora tra Bottas e Alonso, però c'è la nostra meravigliosa community, Lord Giulia, che ci pensano loro a darti il benvenuto, dopo ti salutiamo per bene tutti. Grande Davide. Allora, facciamo stasera Gran Turismo 7. DRS ora attivo. Adesso stiamo giocando con voi amici di Twitch, questi sono i miei canali social che Giulia spamma in maniera incredibile, quasi stalkerando. Il nostro amico Loki, il driftatore. Loki fa dei drift pazzeschi, Davide. Sì, queste sono amichevoli, così tra noi per divertirci. Niente di che, e se tu hai anche il gioco possiamo anche giocare insieme, senza problemi. L'unica cosa, io che ho già comprato il 2022, lo scaricherò domani, Davide, e se per caso... ce l'ho fatta stavolta, ho 2-2... No, è stato fatto per i bot... No, sto usando anche i bot. L'abbiamo messo oltre noi anche i bot. Così almeno sai, in live c'è anche un po' più di action, esatto, bravo, non mi veniva. Allora, ID player è il grandissimo Marco, io sono Marco Drums, poi c'è Sharder98 che è il mitico livreatore, lui fa delle livree pazzesche in Gran Turismo 7, ti aspetto stasera se vuoi passare a venire a trovarci, a salutarci e a vedere la live fighissima di Gran Turismo, che facciamo le live insieme anche su Gran Turismo, giochiamo anche insieme, e poi c'è il mitico Kevin che anche lui è una persona reale, gli altri abbiamo messo i bot per fare così le gare un po' più. Più belle anche da vedere per voi, no? Grande player, non sbaglia Monza, Player non sbaglia, ragazzi, a Monza. Player non sbaglia. 5,90, grande Davide. Macchina, velocità massima 25. Però dovrebbe... Io per ora sono... Ah, ok, la prova. Giulia, puoi rispondere tu per cortesia o puoi darmi una mano? Perché il messaggio era troppo lungo. Okay, grande Sharder. Una posizione, ma restiamo concentrati. Forse è l'impostazione che hai messo le miglia americane e non in chilometri. Prova a vedere quello, Davide, come dice il grandissimo Loki.
è nelle impostazioni, adesso non me lo ricordo, se aspetti un attimino che finiamo vado a vedere e te lo faccio vedere proprio a video. Sì, perché 200 e passa miglia sono 300 km e passa, sì, credo proprio che è quello. Adesso finiamo l'ultimo giro e te lo faccio vedere, vediamo se riusciamo a recuperare il Sciarderino. Grazie, grazie. Ti piace? Bel colore, eh? Bello tosto, da vedere. Sai come riflette la luce? Il distacco dalla vettura dietro di te è 3,3 secondi. Madonna, Charder, come hai fatto la Scari? Come hai fatto la Scari? Charder, incredibile. È un po' tamarro, è un po'... Però ha fatto bene, mi è piaciuto un sacco quando sono andato a farlo. Ah! Grandi raghi, grande ragazzo. Allora, grazie. 590esimo follower sei, Davide. Grande ti... Questo qua è lo spumante, eh. Festeggiamo, festeggiamo. Bandiera a scacchi, Davide. Allora, di solito quando arriva dei follower, io li... Ciao, amico mio! Ciao Davide, champagne. Gioco da pad. Ah, ok, perfetto, perfetto, no problema, no problema, no problema. Ok. Pilota del giorno Sciarder, grande amico. Bravo Sciarder, grande. Sì che ti sento. Okay. Ciao Mitico. Grande Sciarder. Comunque Ferrari sul podio primo e terzo, credo, vero? E Sciarderino secondo, bella lì. Ora devo provare F1 22 Champions, se lo preordino sulla Play, cioè non posso scaricare, lo faccio, devo fare qualche altra cosa. No, esatto, è così. Infatti io Davide l'ho già comprato, lo scarico domani. E domani me lo fa scaricare e posso usarlo il 28. Quindi assolutamente quello che hai detto puoi farlo. Bravo, 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 bravo Sciarder. Hai fatto veramente una buona gara, una buona gara. Adesso facciamo vedere all'amico Davide dove si cambia le miglia e i chilometri. Aspettate a far partire, raga. Allora, vediamo un attimo. Sì, 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 tutti bravi, Giuli, e comunque ci divertiamo, dai. Allora... ci divertiamo, quindi chi se ne frega chi arriva, però bravo, bravo, davvero, davvero. Allora, aspetta un attimo, dov'è che si mettono, ragazzi? Anche tu col pad, va bene, perfetto, non ho problema. Oggi sono contento, grazie a Giuli. Grande Giuli. E Lord, chiaramente sempre, raga. Esatto, esatto. Struttura wiki. Allora, raga, ma voi sapete dove si mettono i chilometri? Qualcuno mi dà una mano? Che volevo dirglielo all'amico Davide. Dove si mettono i chilometri e le miglia? E che impostazione è? Forse non è neanche da qua, non lo so. No, non lo so sinceramente, sai, è una cosa che non è che ho nelle impostazioni simulazione. Realistica nessuna, no, facile, carburante, sì, ma non c'è chilometri miglia, penso che è da fuori forse, che sia da fuori magari, non da dentro le lobby. Nelle impostazioni da fuori ti fa scegliere la lingua
e i chilometri, quella roba lì. Forse è delle impostazioni da fuori, Davide. Bella lì, raga, un abbonamento, siamo arrivati a 5,90, sono felice, grazie a tutti, raga. Grazie, 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 MTG. Adesso vediamo se per la terza volta ci riesce l'amico Marco. Ma scusa se lo scarichi domani, perché non giochi domani? No, te lo fa scaricare perché è in pre-download, sai, magari c'è qualcuno che ha la connessione lenta e lo fa scaricare due giorni prima che si possa usare. Non è che e ci mette il lucchetto, praticamente funziona così. Quando al 28 a mezzanotte apre che si può usare, mi si toglie il lucchetto e posso già giocarci, solo che vabbè, io poi lavoro e quindi posso solo giocarci alle 9 di sera. Lo porto in live Day One Edition. Grande, grande Giulio, grandissima, grazie di cuore, eh. Amici miei, no, no, non me lo fai cadere addosso. Grande Loki, grazie. Tra l'altro io su sta pista, ragazzi, ci sono andato fisicamente, eh. Porca loca. Madonna, che errore che ho fatto, ragazzi. Ti si sente un po' basso, Marco. Cos'è che hai detto? Scusami. Imola? Bella lì. No, io a Imola non sono ancora andato, però a Monza, vabbè, c'ho 40 km da casa, sono andato 6 volte. Imola, Imola è bello, eh. Imola è bello, ragazzi. Ho fatto un tempo schifoso, secondo me. Anche tu? Sì. Qui mi sa che oggi ci massacri, amico mio Marco, eh. Qui oggi ci massacri. Oh. No, ci sta, Ho perso. Dov'è Marco Drums? No, scusate, dov'è Marco Drums? Non c'è. Posso mettere a mandare i messaggi, ragazzi. Ultimo, va bene, grazie Marco Drums Games, bravo proprio. Impegnati. Buon cafferino a tutti, raga. Allora, bevi di Loki e pettine di Loki. Grande. È un bel team questo qua, ragazzi, eh. Possiamo far parte poi tutti del team, ragazzi, eh? Creiamo il team di Marco Drums Games. Dai, 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 così giochiamo insieme. Allora, io ho già... Cazzarola, ragazzi, sono dovuto andare sull'erba. Voi siete tranquilli là davanti, io c'ho qua tutto il gregge, c'ho qua. E chi vanno anche più veloci di me. Bella lì. Allora, la campagna a due giocatori la faccio tutta con Sharder, perché l'avevo già promesso a lui a tempo. Però l'online lo facciamo insieme, ragazzi, eh? Quindi Davide, anche te, quando poi prenderai il gioco, giochiamo insieme, come ho fatto oggi con l'amico Marco, ti dico di mandarmi la richiesta, amico. Porca. No, a me sì, però non ho capito che cosa è successo oggi, che continuo a sbagliare, ma cose ridicole proprio, e non riesco neanche a ribeccare il tracciato. Bravo Marco. Dovrai scontare dei secondi di penalità a causa dell'ultimo incidente. Siciliano, oh, per fortuna io sbaglio sempre, Davide. Il mio amico Morris, che gli dico che è un siciliano, invece lui è calabrese. Oh, almeno adesso c'è un siciliano dentro, così non, se anche sbaglio, dico vabbè, almeno lo sbaglio con un ragazzo che c'è proprio dalla Sicilia e non uno che non c'era nessuno prima. Grande, grande, grande. L'Italia è grandiosa tutta, raga, eh. Quindi sì, sì, davvero, l'amico Morris, poveraccio, tutte le volte gli dico sei in Sicilia, no, sono calabrese, cacchio. Esatto, esatto, che confonde Morris, Giulia. Vedi che anche Giulia lo sa, perché tutte le volte faccio sta gaffa.
vabbè, GAP, non mi ricordo di che regione è, non è che l'Anduja, eh sì, quando me la portano su, sì, perché a Varese, vicino a Milano, l'Anduja ce l'abbiamo solo se ce la portano su quando vanno giù gli amici e i parenti, se no c'è anche qualcuno che la vende, camioncini che vengono giù e la mozzarella e tutti, come si chiamano la mozzarella, la bufala e le arance, poi lo scoprirà Giulia, sì, è con quelle nuove, è tutto diverso, ci sono i vabbè, i team di adesso e tutto a regola come nel 2022, quindi anche graficamente sarà messo meglio rispetto a questo, che già è bello comunque. Ci sarà il controllo per i volanti nuovi, tipo il mio Logitech G923 adesso è molle, invece ci sarà il controllo del force feedback e del true force, quindi sì. Eh sì, e beh, l'Anduja ci sta. Potevo anche non farla, tra l'altro c'ho pure due secondi di penalità. Vabbè, predominio. E penso proprio di sì, Adesso sinceramente non, perché quando io compro i giochi non vado a vedere troppo le cose che cambiano, quello che c'è e che non c'è. Quindi non sono stato lì proprio a seguire niente del gioco, tanto l'avevo comprato. Credo che cambi proprio tutto, spero almeno. Però te lo so dire martedì, però se lo compri anche tu lo saprai. Eh sì. E vabbè, dai ragazzi, non ci sono proprio in questa gara. E quella di prima sì. Non lo so perché non ci sono qua. Ho perso la deconcentration dopo l'abbonamento che mi ha fatto la mitica Giulia e Davide che sei entrato. Grande, grande, grande. Ho perso. Ci rifacciamo con l'ultima, con Dubai. 31,7 secondi. No, proprio no. Ma frena sta macchina. Attenzione, sto passando. Sei all'ultimo giro. Ragazzi, siete stati magnifici per tutto il weekend. Grazie. Davvero, è finito? Io sto facendo l'ultimo giro adesso, raga. No. Grandissimi. No, bella, bella. Che va bene, sono tutti in strada, quindi... Doppietta? Dove il mio macchinario, eccolo, una gara da dimenticare, raga, bella gara. Instagram Marco Drums Games, tutto Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, tutto Marco Drums Games Facebook. Sì, la sostava. Anche su Discord,
se vuoi entrare nel server, così ci si può mettere d'accordo quando si gioca e tutto, Marco, eh? Giulia, posta un attimo il coso di Discord, amica mia, così almeno il mitico Marco si va a iscrivere, e se vuoi iscriverti anche tu, Davide, eh? Se volete iscrivervi, eccolo qua ragazzi, cliccate sul canale Discord e... Ah, Lando Norris il pilota del giorno, raga, ma il gioco lo fa a cavolo, eh! Secondo me il gioco lo fa a... Madonna! Oh, siamo gemelli, ma Shader! No! Anzi, che gemelli, anche... No, vabbè. Grandi ragazzi, bravi, 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 14 anni, grandissimi, l'inizio della vostra vita. Mi raccomando, impegno ed edizione alla scuola, che poi è tutto in salita, eh? Grande, grande, raga. Oh, Davide, anche tu iscriverti a Discord, se vuoi, eh? Tu, Marco, se clicchi sul link che ti ha messo Giulia su... Giulia, metti anche Instagram, che ha chiesto il grandissimo Marco. Instagram. Ok, player si è scritto, grandissimo. Stessa domanda. Ok. Sì? Un campionato di Formula 22. Sì? Allora, è con Formula 1 22? Sì. Ah, beh, ci sta. Tu lo prendi allora? Sì, tu mi hai detto che me lo prendi, vero? Magari non potrei... Dai, compralo anche tu, Soul. Lo prendono tutti, cazzarola, rimani proprio fuori. Dai, compralo anche tu quest'anno, quest'anno ci giocheremo di brutto. Dai, Sol, compra Formula 1 22, tira fuori i money. Dai che vivi in Germania, che vivete bene voi. Non siete mica come in Italia, che ci fa morire di fame. Dai, dai, compralo, compralo. Ragazzi, siamo all'ultima pista. Facciamo questa, vi ringrazio. E ci vediamo stasera alle ore 21, Gran Turismo 7. Ragazzi, è stato un predominio... Un predominio di gare vinte del mitico Marco, eh? Player, grande, 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 proprio bravo. Andiamo. Ok. Dai. Io sto morendo. Davide, non ho scritto male, scusami. No, Davide, ha scritto male. Il mio è il primo di luglio, compleanno, compleanno, sì sì, dobbiamo festeggiarlo insieme, eh? Ragazzi, poi quando è vostro compleanno venite dentro in live che si fa una bella canzoncina tutti insieme, dai 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 dai! Ultima pista, dimostriamo al mondo che anche il mitico Marco Drums Games sa. A Instagram? Aspetta, Giulio. Te lo passo. Perché abbiamo voluto fare un gran una quattro gare e allora farle con anche le prove, tutto quanto diventa troppo lungo, capito? Arca loca, niente, è un'altra andata ragazzi. Allora abbiamo voluto fare più piste invece che fare, non so, una o solo due piste al 25%. Abbiamo fatto questa cosa qui così tanto per giocare un po' insieme, Davide. Poi io alla domenica quando corrono loro, Davide, faccio le gare al 100%, quindi mi metto dietro e le faccio i 60 giri o quello che è, infatti. E infatti quello, non mi ricordo neanche la pista com'è, prendiamo, scendiamo, facciamo la qualifica, però in teoria si potrebbe anche fare, perché io non è che me le ricordo tanto le piste, devo vederlo quando vedo la curva. Completate perché qualcuno è già arrivato allora, porca miseria, quindi vuol dire che sarà ultimo. Allora facciamo così un po' per divertirci, Davide, senza troppo sbatti. Aspetta che ti passo Instagram a Giulia.
Eccola Giulia. Non c'è il comando, ma puoi metterlo direttamente così, Giulia. Grazie, amica mia. Ok, e su Facebook sono Marco Drums Games, oppure potete cercarmi anche come Marco Zanesi, raga, comunque. Oh, si parte, ragazzi, vi voglio dare un... sono ultimo. Che schifo. La prova gratuita così, sono pronto per il 22. Grande, Davide, grande. Ultimo, raga. Che schifo. Adesso... vi sportello tutti. Oh, ma che fa la gente? È un bordello, raga, con loro. No, no, scusami, scusa. Avanti, avanti. Ai ai ai, ragazzi, parte malissimo. Malissimo. Sì, io ho parlato con... chi ha preso dentro? Avremo 5 secondi di penalità per aver causato uno scontro. 5 secondi di penalità sul giro. 5 secondi di penalità, raga, io che ho brancato dentro 7-8 macchine. Io 2. Madonna. Se entra uno adesso in live e vede che sto guidando così, dice: ma questo non è proprio capace. Ho perso la concentrazione completamente, raga. Ok, altre 4 o 5 le ho fracassate. Le ho fracassate tutte, raga. Eh? Eh sì, praticamente sì. Chi è sempre ribaltato? Gasly? Dai, primo giro, da ultimo, dodicesimo. Caspita! Scommetto che Marco e Scharder sono davanti, eh? No, siamo io e Marco. Ah. Però non lo so, la botta anche dentro. Ok, via libera. Cacchio, ma non ti fanno passare i bot, eh? No, no, ho capito. Anche Scharder oggi non è in giornata, eh? Lo sto vedendo qui che sta facendo cose incredibili. No, dai! Madonna, ragazzi! Mamma mia! Questa piace a Marco, l'ho messa per lui, ma... mamma mia! Che disastro, la mia gara è un disastro, raga. Poi datevela a vedere se volete sulla live quando... oh, Zana Bianca, ciao amico mio, grazie del follower. Allora ti dico, Zana, non di solito non sono così pazzesche le gare che facciamo, eh. Abbiamo perso la concentrazione e diciamo che stiamo andando avanti per inerzia. Perché sono un po' più un po' fatte meglio. Stasera c'è Gran Turismo, se vuoi, se vuoi venire a vedere Gran Turismo 7, poi porteremo Formula 1 2021, okay, e Formula 1 2022 dal 28 di questo mese, Day One Edition, lo compriamo in tanti, quindi facciamo campagna insieme all'amico Charter e tutto il resto insieme. Grande Davide, bella Zana, sì, benvenuto.
Gran Turismo 7. Sì, lo sport ce l'ho, però non ce l'ho installato perché sono 150 giga. Allora, diciamo che lo sport va meglio nell'online, il 7 è un disastro, però il 7 è bellissimo. Tu adesso che mi hai seguito da oggi, amico mio, ah no, tu no, non mi hai seguito da oggi, player, è una vita che mi segui. Comunque le porto un mesetto, vero? E Gran Turismo 7 è fantastico, infatti stasera voglio comprare la Escudo, voglio comprare la Roadster. Questo è Bahrain, sì. Ma la pista è anche bella, in un momento in cui magari non sono così distratto nel cervello si poteva fare anche qualcosa di più. Però guardate ragazzi che player, Marco è davvero forte, vi dico la verità, bravo bravo bravo. E ci servono ragazzi bravi e garbati, intelligenti come lui. Quindi grande grande player, se vuoi far parte della squadra corse Marco Drums Games team Shard Design Bragali TV, sei il benvenuto. Su Gran Turismo però lo faremo anche, penso, su qui, tanto è solo per divertimento, quindi se poi è anche un team tuo non c'è problema, nel senso non è che o sei nostro o non sei di nessuno. Grande, allora meglio. E poi fa anche parte... Oh, Monster! Ti sei perso un bordello, Monster! Ti sei perso un bordello! C'è anche il mitico Loki, c'è il mitico Kevin e la mitica Bragali. E poi c'è anche Andrea e poi c'è anche il mitico Phil, anche se ultimamente... Oh, Gasly mi ha superato! Siamo già in tanti, insomma, ma lo facciamo per divertimento, eh. C'è anche il mitico Vertex. Oh, grande Sharder! Niente, dai, niente. Anche Sharderino... mi è ripassato. Solo un disastro Monster, non riesco a capire come mai non frenano e come mai non riesco a stare in strada, ti dico la verità. Bella lì, giro veloce. Passare da bello Marco e Shard, siamo penultimo e ultimo, grandi ragazzi. Neanche i bot ci vanno più veloci di noi, e anch'io ho fame, Giulia, poi adesso che sono in dieta e vado in palestra è ancora più devastante la fame, però devo tenere botta. Al massimo adesso mi mangio o una banana o un... Che si chiama quel robo lì? L'arancia con il pompelmo. Devi vedere come sono... Io sulle Formula 1 è gratuito. Certo, certo. Io sono... Per leggerti sono andato dritto, comunque tanto non c'entra niente perché comunque ho fatto cacare. C'ho anche 5 secondi di penalità, tra l'altro. Che buone le bracciole. E ha voglia, a tre gare fa è andato tutto quel paese lì. Nelle gare è così, se perdi la concentrazione è finita. Comunque ragazzi, veramente complimenti al mitico player, grande Marco, bella lei, bravo. Pizza fuori, grande Davide, bella pizzata.
Se poi vuoi passare per un saluto quando sei in pizzeria con i tuoi amici, passa dentro, falli scrivere tutti, e ci vediamo stasera. Grande Marco, grande Kevin, grande Sharder, grandi tutti. Vediamo il trofeo di player. Sì, 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 bella gara, bella gara, bella gara, raga. L'importante è comunque ci divertiamo. Esatto, esatto, Lord, esatto. Adesso io stacco, vi saluto, vado a fare un video, quindi seguitemi sul mio canale YouTube che vado a tagliare il prato. Eh? Sì, anch'io non vedo l'ora di giocare a Formula 1, raga, dai, dai, il 28 qui e il primo è qui, quindi non ci vuole molto per... Bravo, bravo player, grande, grande Marco. Hai visto l'inizio a me, oppure adesso gioco, oppure adesso gioco. Ah, giochi? Grande Giulia, dai, 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 ci sta, ci sta. Se vai in live, sì, grande, grande, è vero, hai ragione Loki, bravi tutti, bravi tutti. Complimenti ragazzi, ci facciamo un bel applauso. Alla fine l'importante è divertirsi, io mi sono divertito. Sono già quasi le 6, quindi io stacco questa mega live. E grazie a tutti, ci vediamo stasera, Meritate di essere nel team, è vero, se il mitico Marco vuole far parte del team, facciamo proprio un bel acquisto, grande, grande, grande. Ok ragazzi, allora grazie a tutti, ci vediamo stasera, iscrivetevi sul Discord, anche te Davide, così ci riusciamo a mantenere in contatto, su Instagram che ha mandato tutti i cosi la Giulia, ci vediamo stasera, Gran Turismo 7, ore 21, ciao amici, a stasera, grazie, grazie a tutti di essere stati con me, ciao a tutti amici, ciao grandissimi, grazie a Mitico Zanna e al Mitico Davide per le iscrizioni, e Davide è il 590esimo, Discord, aspettati, ti do il Discord, Monster, iscriviti se non l'hai già fatto, adesso non so se la Giulia è già andata. Aspetta. Sì, sì, stasera c'è cose fighissime, ragazzi, Ti do il Discord, ragazzi. Eccolo qua. Questo è il Discord. Grazie Giulia, velocissima lei che fa tutte le cose. Grazie, grazie di cuore Giulia per l'abbonamento, per la sub. Grazie all'amico Lord, grazie Lord, sei un grande amico, amico mio. Grazie a Sharder, grazie a Marco, grazie a Kevin, grazie a tutti, ragazzi. Grazie a tutti. Ciao Lord, ciao Loki, ciao Giulia, ciao Davide, ciao Zan, ciao tutti, non voglio dimenticare nessuno, quindi io vi saluto tutti, ci vediamo stasera, ore 21, Gran Turismo con le sorprese, anch'io ti voglio bene, anch'io ragazzi, grande, grande chat, e siamo grandi, è un gran team, un team anche proprio della chat, e, come a Sadiz, e vediamo le livree e tutte le sorprese che fa Loki e il mitico Sharder al canale di Marco Drums, ma soprattutto a tutti noi, perché siamo un team tutti insieme, Io tendo sempre a chiamarci una gran famiglia, noi di Twitch. Ok ragazzi? Ciao, alla prossima. Ci vediamo dopo. Ciao! Alle 21 vi aspetto, amici! Ciao! Alle 21 vi aspetto, Gran Turismo 7. Venite alle 21, Gran Turismo 7. Ciao amici, iscrivetevi al canale, se siete entrati in questo momento che è la fine. Iscrivetevi al canale perché al 28 io porto Gran Formula 1 2022. Nel frattempo andiamo col 21 e giochiamo Gran Turismo 7. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale e martedì sera alle 21 vi aspetto con Formula 1 2022. Ciao a tutti ragazzi, ciao!